Buonasera, guaiù, è sempre forza, perché tutto resta è sempre munito. Guaiù, mancano poche ore al grande match Rubendus-Napoli, anzi Napoli-Rubendus, precisiamo sta cosa. Mamma mia, guaiù, però ci sta un problema. Mo sorge una volta un problema nella munizia, no. Ma come si deve fare? Come si deve fare? Una volta teniamo un problema nella munizia, no. Meno male che stasera la mamma ha munizia a mezzo. E così io magari ho un problema con la munizia risolvibile. Infatti, ci ho preparato. C'è limone, aglio e piccante. Beh, già ci ho preparato limone, pera. Stasera facciamo un po' di frutta. Facciamo la macia dopo. Ci mancano i fravoli, i percochi, i banane. Sta tutto cosa, non preoccupate, facciamo un bechino. Stasera un bechino. Stasera faccio concerto. Faccio concerti di frutta, faccio urdumore. Ma io comunque stasera, ma a parte gli scherzi, stasera sarà una bellissima partita un'altra volta. Voglio vedere un Napoli bello tutto arrabbiato, tutto ingazzato. Come va Giarici? Voglio un Napoli cagazzim. Perché la Juve, come ben sapete, a Rubendus, sta col dente avvelenato perché ci ha malovato la Supercoppa a sotto naso. Però la cosa più bella stasera ci ha avvizzato sotto naso. Chi li ha fatti più belli? E chi li ha goduti ancora? Chissà, io stasera andrò a Mirandola, provincia di Modena. Me andrò a vedere io e un amico mio, Pasquale Bifulco. E ciao, gente, ciao. Voglio qui quando vengo già a attrezzatura mia. Un cappello a clown, i ciuccieri. Ovviamente sta maglietta a completi, perché se no una non mi posso fare. A te ti conviene che venga a casa tua? E se non ci sta problema, sono pazzo come te. Ok, allora due pazzi per ogni manicomio. Voglio qui adesso voglio dire una cosa. Non prendiamo sotto gamba la Juve, perché la Juve comunque sta attraversando un periodo non tanto bello. Però non la prendiamo sotto campo. Già che lo fatto che si presentano San Paolo senza manco un Rubendino si chiedono, già una vittoria con noi. Punto primo. Perché chi le chiese sui Rubendini? Sono conigli. Però attenzione, voglio chi vuole stare. Io purtroppo sto a Ferrara e non ci posso venire. Perché se no ero prima. Già la stamattina stavo usando un po'. Però attenzione, stanno tanto infiltrati. Vi raccomando, voglio si vedete l'infiltrato. Mezzo voi. Pisciatelo in capo, voglio, ada piscia in capo. Non me ne fotte, ada piscia in capo. E ada caccia fuori lo stato. Perché non andava lì lo stato. No, non andava lì. Mi sono spiegato, voglio. Perciò, io come faccio lì, e piccante, e bì. Ciao, ma ci ho preparato. E me, e limone, e melo, e pere. E limone, ma prima si tengono un po' di frutto o cacciamo stasera, dipende quanta percoca pigliano, dipende. Poi può essere pure come ci mangio io, attenzione, spero di no, ma non credo, perché va a gite stasera, l'ora Rubendina, siccome sta taglia merda, e già il suo fatto mi preoccupa assai, che sta taglia merda, e noi non sappiamo qualcosa di taglia merda, quella famosa Supercoppa è in un match court a Pechino. Siccome sta taglia merda, giochiamo sempre a 16 contro 11. Però stavolta il nostro pubblico sarà 11 più 11 in tuo campo. Saremmo 22, non a 16. Perciò la potremmo vincere. Ce la potremmo fare. Stasera mi dimostra quanto siamo forti. Non ho pericolo. A maschietta proprio cranio e guai a fuoco tanto, ma non guardate in mano, guardate i bracci. Io vi saluto e sempre e solo Forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto riesce è sempre munizia. Poi voglio concludere dicendo grazie ai tanti amici che hanno condiviso la mia foto che ho fatto in onore del grande Pino Daniele insieme a Massimo Troisi, Totò, De Filippi, il grande Mario Merola. Ho visto che a molti di voi è piaciuta.
Infatti stiamo a 600 mi piaci, quasi 400 condivisioni. Mi fa piacere che vi piace, avete la mia stessa idea. Beh, raga, io vi dico la verità, facendola, una lacrima mi è scesa, perché vedendo Pino salire le scale del paradiso e gli altri predecessori aspettandolo, voglio fa brutto, perché io sto ancora adesso, ieri su Canale 5 ha fatto un omaggio a Pino Daniele. Raga, non puoi non piangere chi ama Napoli, i napoletani, e a chi ha cantato la storia di Napoli, perché Pino Daniele cantava la storia di Napoli. Pino Daniele era Napoli. E noi infatti, Piazza Plebiscito, non voglio esagerare, ma parevo Papa quando aveva morto, tutte quelle luci appicciate, Piazza Plebiscito ad onorare il grande Pino Daniele. Un bacione, Pino, e sta vittoria la voglio dedicare a te. Sta vittoria la dedichiamo tutti a te. Infatti stasera, prima della partita, mi sembra che c'è lì, canteranno Napoli. Sarà un'altra emozione forte, sicuramente per me è sicuro, ma chi ama e amerà sempre Pino Daniele e tutta Napoli si emozionerà per forza. Voglio di nuovo sempre forza Napoli, perché tutto riesce a munnezzo. Ciao belli e forza Napoli.